Andiamo? Dai, però c'è ancora dai. Mi bocca al lupo, eh. Mi raccomando, divertiti poco, pronto. Andiamo, andiamo. Da. Ciao a tutti, edizione Moly Cup 2024, una classica invernale a coppie dove in questo fantastico impianto a Molinella, in provincia di Bologna, si sfidano 12 coppie per un totale di 24 atleti. La particolarità è che si pesca contro le isole, quindi ogni isola è composta da 4 picchetti e chiaramente un componente della coppia pesca sulla riva di destra e l'altro compagno sulla riva di sinistra. Il mio compagno di coppia da sempre è mio fratello Max. È una classica, come dicevo, invernale, anche se oggi la giornata sembra che, nonostante la mattina molto fredda, sembra che stia andando a migliorare. Questo è positivo per i pesci perché speriamo che collaborino. Di solito le catture non sono eccessive, proprio perché il periodo invernale ferma un po' i pesci, quindi non è stato applicato un regolamento ferreo. Quindi la particolarità di questa gara è che ognuno pesca come vuole, chiaramente a feeder. Feeder, method, pellet feeder, qualsiasi cosa. Terminale lungo, terminale corto, nessuna restrizione. Questo dà la possibilità a chi magari non riesce a interpretare bene il picchetto di splittare sulla pesca feeder normale, che ultimamente sta veramente rendendo. Vedremo durante la gara che cosa ci dirà il nostro picchetto. Siamo al picchetto 11, nella terza isola fronte ingresso. Solitamente questa isola nel passato non è mai stata diciamo molto fruttuosa, però un po' per le temperature, un po' perché l'impianto è tornato ad essere naturale, quindi sulle isole non vengono fatti interventi di taglio delle piante, questo fa sì che il pesce sia più attivo proprio dove ci sono delle piante che cadono sull'acqua, quindi i pesi aumentano. Positivo perché comunque questa cosa comporta il fatto che bisogna, per arrivare nel posto giusto, bisogna imparare a lanciare nel modo corretto.
La parola d'ordine per impostare questa competizione è semplicità. Semplicità cosa significa? Significa nessun disturbo mentale nella preparazione sia delle esche che delle canne da utilizzare, e scegliere due linee, una contro la riva, una appena giù, da pescare a method, e la terza linea per la pesca a feeder tradizionale col terminale lungo. Per questo utilizzo le canne da 10 piedi sono gli strumenti ideali per interpretare a pieno quello che è il lancio contro l'isola. Ovviamente ci saranno delle piante a seconda del picchetto che sborderanno sulla superficie dell'acqua, e noi dovremo andare sotto la pianta oppure ai lati della pianta, quindi la precisione è massima. Per avere la precisione massima, Preston Innovation ha a catalogo la Super X, che è una canna veramente importante per le acque commerciali e ci consente di essere precisi, gestire perfettamente anche ami e fili piccoli come in questo caso, e soprattutto nel caso di una grossa cattura ha una riserva di potenza nel manico che ci consente di guidare il pesce fino a guadino. Per quanto riguarda la pesca contro le isole, la configurazione della canna è molto importante, soprattutto nella scelta della vetta. Scelta della vetta che deve consentirci la massima precisione e soprattutto l'affondamento del filo in modo, diciamo, abbastanza veloce. Questo perché? Perché avere la possibilità di controllare da subito quello che cade attorno al nostro pasturatore è diciamo, molto importante per vedere se ci sono segnali, oppure se in caso di forte vento possiamo evitare tranquillamente che si formi quella pancia che non poi dopo magari ci fa cadere il pasturatore. Quindi per quanto riguarda la scelta della vetta, un once e mezzo è quella ideale, perché ci consente proprio di seguire tutte queste procedure per fare in modo di affondare il filo con la velocità maggiore senza spostare il pasturatore dal punto in cui l'abbiamo appoggiato contro l'isola dall'altra parte. Perché ci potrebbero essere comunque delle situazioni dove l'appoggio del nostro pasturatore magari ha un piano molto corto, e poi pescando a method ovviamente non bisogna spostare assolutamente il pasturatore.
il picchetto è sempre caratterizzato da zone diverse. Come in questo caso abbiamo una zona dove c'è un albero alto, quindi che sporge sull'acqua, e poi abbiamo una bella spianata dove si può arrivare proprio contro la riva, e sulla sinistra abbiamo alcune piante, diciamo, che sporgono sull'acqua, comunque danno anche in quel caso la possibilità di pescare sotto sponda, in pratica. Nei momenti difficili ovviamente i pesci si rintanano in questi posti dove possono essere più sicuri. Anche solamente l'ingresso delle macchine nel lago fanno sì che i pesci tendano a nascondersi in queste zone, a meno che non siano in un picchetto dove c'è un raggruppamento talmente alto di pesci che allora in quel caso non c'è nessun problema del disturbo. Ma nei picchetti dove in pratica la presenza di pesci non è altissima, allora questi piccoli branchi si vanno a intanare soprattutto nelle radici delle piante che escono ed entrano nell'acqua. Oggi in questo picchetto 11, che cosa ho verificato? Innanzitutto ho visto due mangiate, ho preso due pesci in 2 ore e mezza. Ma che cosa sto vedendo? Sto vedendo che queste radici sono abbastanza larghe fra di loro e permettono ai pesci di nuotarci dietro, perché ovviamente sono scavati, la riva è scavata. E come nel caso delle due mangiate, questi due pesci sono usciti da questo riparo e sono venuti fuori a mangiare sul method. Perché dico questo? Perché nel momento in cui ho afferrato il pesce, ho sentito proprio il pesce che era tornato all'interno, perché ovviamente prende, mangia e ritorna da dove arriva, e quindi di conseguenza ho sentito proprio il pesce che era dentro queste radici. È molto difficile riuscire a pescare in queste situazioni. Perché? Perché non si può, cioè basta 5 centimetri e o non prendi niente oppure finisci nelle radici. E poi comunque le radici non sono proprio tutte pari, cioè è una situazione veramente difficile. Ovviamente il lancio diventa una componente essenziale in questi casi, e quindi e soprattutto nelle giornate dove c'è un po' di vento come oggi, riuscire a piazzare il pasturatore proprio nella posizione dove ti può dare la mangiata è un qualcosa di che bisogna, diciamo, lavorarci un po' per arrivare a fare questo tipo di lancio, perché deve essere un lancio teso, cioè che taglia il vento, perché quel vento oggi è proprio anche di laterale, che taglia il vento e praticamente va a infilare il method sotto quelle che sono le piante che sporgono. Però non con troppa violenza, perché altrimenti la flessione della canna e l'allungamento del filo fanno sì che il method vada ad andare troppo avanti rispetto a quello che avevamo pensato noi, e quindi si infilerebbe dentro le radici. Seconda difficoltà è quella della profondità contro nello spot di pesca. Ovviamente arrivare in superficie per poi scendere diventa ancora più complesso, e quindi bisogna fare un movimento dopo il lancio che consente al pasturatore di scendere in verticale, perché altrimenti verrebbe fuori da quella che è la zona, diciamo, che noi avevamo pensato di andare a pescare. Resoconto gara 1 della Molinella Cup 2024. Benissimo, Preston Innovation partecipa con 3 coppie a questa manifestazione, e entrambe, cioè tutte e 3 le coppie hanno avuto
un buon avvio, anche se io e Max siamo stati, diciamo, leggermente un po' più indietro degli altri. Ad ogni modo, l'inversione di domani ci darà la possibilità di scambiarci i posti insieme a Valentina e Roberto, e quindi ci sarà questa inversione che è, diciamo, positiva, perché potremmo, cioè, stasera scambieremo sicuramente le nostre impressioni proprio sul picchetto, perché, come vi dicevo, durante la gara il picchetto è 8 metri, però può essere interpretato a seconda di chi ci pesca in un certo modo o in un altro, e può essere produttivo oppure proprio nulla. Max pescherà al posto di Roberto, domani io invece al posto di Valentina e viceversa. Mentre Jonut e Alina saranno dove sarete? Numero 3 della prima isola. 3 e 16. Perfetto, quindi sempre sulla prima isola, Alina insieme a me, e invece Jonut sull'ultima isola, il numero 13. Fuori 16. Benissimo. Quindi sei esterno dalla parte di qua. Beh, vedremo, si è visto anche oggi che comunque il discorso delle due sponde è abbastanza, cioè c'è una differenza abbastanza importante di pescosità, proprio perché nella sponda fronte entrata il sole batte da subito contro la sponda, quindi il pesce risponde immediatamente. Dalla parte di qua bisogna cercarlo un po' di più, bisogna attendere magari, anche se c'è stata una bella pescata, al numero 9, se non sbaglio, giusto? Sì. Al numero 9. Comunque, e anche al 4, due esterni. Ad ogni modo, ora, quello che conta quando si fanno delle gare a coppie, ma poi soprattutto quando si partecipa con più squadre dello stesso team, è condividere le cose, e quindi di conseguenza per avere tutti un risultato, diciamo, buono. Per questo motivo faremo un bel briefing e approfondiremo tutti gli aspetti che domani probabilmente ci serviranno per migliorare la prestazione di gruppo. Se riusciamo anche a vincerla, la Coppa. Siamo al secondo giorno della Molinella Cup 2024. Ieri il sorteggio al numero 11 ci ha consentito gestire un pochettino quella che era la prima giornata, anche se è stato molto difficile, in quanto sia nel mio posto, che era praticamente il picchetto 11 qua interno, che in quello di Max esterno sull'isola centrale, ma dalla parte opposta dell'impianto, non ha fruttato quello che ci eravamo, diciamo, prefissati. Comunque sia, per effetto dell'inversione, e questo è, diciamo, una componente molto importante, il secondo giorno poter usufruire dei picchetti un pochino, diciamo, più favoriti, perché consentono poi magari di rientrare in gioco come nelle scorse edizioni di cercare di arrivare nella classifica alta. Ora, grazie proprio all'inversione, oggi io pescherò al picchetto 1, che è proprio qua vicino al casottino, un ottimo picchetto, vediamo un attimino se riuscirò a sfruttarlo, e Max invece andrà al numero 18. Il numero 18 è stato un picchetto che ieri ha dato molto bene una continuità nelle catture. Quindi speriamo bene e oggi vediamo, ci concentreremo per riuscire a tornare nella parte alta della classifica. Ecco qui la nostra punta di diamante, il famoso svizzero. Allora, Jonut ieri ha fatto una prestazione ottima, diciamo anche favorito dal discorso che in quella zona c'erano parecchi pesci, comunque diciamo, ha
ha catturato in maniera, diciamo, decisa il discorso, eh? Ho aggredito un po' il picchietto per cercare di prendere tutto quello che c'era sul fondo. Perché ovviamente, come vi dicevo, lo sfruttare la cosa, la possibilità di un picchetto buono è importantissimo per poi dopo, magari come nel loro caso, difendere il risultato della prima giornata, come nel nostro caso cercare di ritornare in classifica proprio per il discorso, che nel secondo giorno noi abbiamo la possibilità di poter affrontare dei picchetti più. I picchetti sono molto favorevoli, anche quelli che avete voi oggi. Oggi Max c'è un picchetto molto buono. Esatto. Dove speriamo che lo sfrutti al massimo. Sì, ma io guarda, sono convinto, comunque le tre coppie sono andate molto bene, nel senso che le prime due proprio per il risultato, la terza che è quella che io e Max per l'inversione di oggi. Quindi la gara di due giorni, vediamo cosa succede, molto bella e molto divertente. Oggi all'attacco. All'attacco. Pellet durante le giornate di pesca invernali. Quale scegliere? Sonobite offre una vasta gamma di prodotti, dal semplice Fin Perfect, che è praticamente il nostro must in assoluto per la pesca invernale, al Profid, con più spinta perché ha più farine di pesce all'interno, per poi passare a tutta una serie di pellet, Alibut, pellet aromatizzati, sticky, insomma potete scegliere quello che volete, quello che fa per voi, a seconda di dove andate a pescare. In inverno chiaramente mantenere una configurazione scarica è d'obbligo, si associa generalmente il Fin Perfect o il Profid, come dicevo, oppure i mischiati insieme. Però se li mischiate, teneteli sempre separati, cioè si bagna a parte il Fin Perfect e a parte il Profid. Come si possono bagnare? Semplicemente utilizzando una quantità di acqua dentro un sacchetto. Mi raccomando, fatelo a casa d'inverno perché altrimenti la temperatura dell'acqua del lago è troppo fredda e quindi potrebbe crearvi qualche problema di collosità e di per fare in modo che si appiccichino bene. E quindi ve li bagnate o con una quantità di acqua oppure per immersione. Però sempre utilizzando dell'acqua a temperatura, diciamo, non bassa, un'acqua presa da casa oppure presa dal lago, portata a casa e mantenuta, diciamo, a 20 gradi, 15, 18, 20 gradi, è ideale. Ora, il prodotto che dobbiamo ottenere, il risultato finale, deve essere un pellet, nel caso, diciamo, dei 2 mm, che abbia la parte superficiale abbastanza sciolta, ok? E in modo che diventi appiccicoso, e la parte invece centrale che dia la possibilità di costruire un method molto compatto e quindi deve essere dura. Si ottiene questo risultato dosando perfettamente l'acqua. Potete magari a casa fare qualche prova con piccole quantità di pellet per poi chiaramente andare a modificare la quantità in base al periodo dell'anno e in base a cosa volete ottenere, se più morbidi, meno morbidi, più duri o quello che dovete fare. Però avere l'idea di base di quello che è l'acqua da inserire all'interno del composto è fondamentale, come nelle pasture. Generalmente insieme a questi due prodotti si associa una pastura. La pastura più utilizzata per quanto mi riguarda è la Match Method Mix, nelle tre versioni, Original, Dark e Alibut.
Marin per esattezza. Insomma, è una pastura polivalente, pastura che fornisce sempre un ottimo supporto sia per la pesca del carasso che per la pesca della carpa, in acque commerciali e in acque naturali. Quindi settate in maniera semplice quello che è la vostra, il vostro piano di esche utilizzando pelle da 2 mm e una pastura. In aggiunta ci si può mettere nel periodo invernale un pellet ancora più piccolo di dimensione, che è l'1 mm. La serie Profid dà questa possibilità, perché parte da 1 mm per passare a 2, poi a 4 e via dicendo per salire. Ma le misure da 4 in su sono tutte misure che servono per il periodo estivo. Inverno, Profid, Fin Perfect e Match Method Mix. Fase finale della seconda giornata, mancano circa 40 minuti, il lago si è praticamente bloccato a conseguenza della gelata di stanotte, che è scesa, la temperatura è scesa a meno 6 e quindi soprattutto sulla sponda lato ingresso in pratica il pesce è completamente fermo. Adesso ho visto due mangiate, ho preso un pesce e il secondo probabilmente ha inciampato nel filo, perché quei pochi pesci che comunque nuotano attorno, diciamo, alla zona di pasturazione molte volte sono praticamente di passaggio, quindi può capitare di vedere magari la punta che si muove, ma poi alla fine la mangiata non va a buon fine. Adesso vediamo un attimino, dopo queste due attività si è fermato di nuovo il picchetto, comunque proprio contro la riva con pastura e un bandon piccolo da 4 arancione. E niente, adesso vediamo un attimino, probabilmente lascerò magari ancora un po' ferma la zona e ritorno a feeder normale per poi terminare gli ultimi 10 minuti ancora contro proprio la sponda. Peccato, perché i due picchetti di oggi erano veramente interessanti e quindi Max ha fatto 8 pesci in una condizione veramente proibitiva. Tenete conto che in questa sponda in 12 persone praticamente fino a 10 minuti fa, un quarto d'ora, c'erano solo 3 pesci. Quindi insomma, dopo 4 ore e 20 minuti il pesce è proprio completamente fermo. Peccato, perché come dicevo i due picchetti ci avrebbero potuto dare la possibilità di risalire, però questo è il bello anche di queste gare, che comunque essendo di 2 giorni non è detto che l'inversione possa consentire di tornare su di classifica. Ad ogni modo sembra che Jonut sia e Alina siano ancora in testa, perché hanno preso un pesce a testa, e quindi vediamo, aspettiamo la fine. In ogni caso cambio, perché cioè una cosa importantissima è cambiare nel momento in cui ci accorgiamo che stiamo disturbando quei pochi pesci che potrebbero diciamo entrare a far parte della nostra pescata.
squadra classificata con il peso di 34.060, Alina Baciu e Giovanni Baciu. Alina! Bravi! Bravissimi! Paolo, la coppa? Ecco la coppa, bravissimi ragazzi! Bravi ragazzi! Bene, si è conclusa l'edizione 2024 della Molina della Cappa e anche quest'anno portiamo la coppa in Preston Innovation. Grazie ad Alina e a Jonut che applaudiamo. Che dire, il lavoro di squadra porta sempre a un risultato, che sia di una coppia, che sia dell'altro oppure che sia dell'altra ancora. L'importante è in tutte le gare a squadre, dove c'è un'unione di atleti che vengono dalla stessa società, allora a quel punto condividere quello che insomma ognuno vede porta sempre a un risultato finale, che è quello di aggiudicarsi il trofeo della competizione. Quindi non ci rimane altro che fare un ulteriore applauso sia a Valentina e a Roberto che a Jonut e Alina e soprattutto anche a Max, che oggi ha vinto la sponda dall'altra parte, per questa Molinella Cup 2024. Bravi!